Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi presento il video sui miei acquisti AliExpress. Ho voluto provare questo sito dove ci sono tantissime cosine molto molto belle a pochissimo prezzo. Ho visto un po' i vari video su YouTube di altre ragazze e quindi sono rimasta proprio incuriosita. Devo dire che finora mi ci sto trovando bene. Vi devo dire che i prodottini mi sono comunque già arrivati, quindi sono già scartati e non sono riuscita a fare il video nel frattempo che mi erano arrivati i pacchettini, però uno mi è arrivato ieri, quindi lo spacchetteremo poi insieme. Intanto andiamo a vedere quindi i prodotti che mi sono già arrivati. Allora, e nel frattempo vi dico anche i prezzi perché ce li ho qua davanti a me nel PC. Allora, come primo prodotto, allora, ho preso questi braccialettini qui. Questi qui, che non si vedono qua. E questi qui li ho pagati. Ho tantissimi prodotti acquistati e alcuni che mi devono arrivare, quindi ne ho un bel po' da farvi vedere. Allora, i braccialetti li ho pagati 98 centesimi. Poi ho preso questo bellissimo portachiavi blu con queste, come vedete l'ho già messe, con questa bellissima faccina di questo bimbetto. E il portachiavi l'ho pagato 1,17 euro. Poi ho preso questa catenella per il ciuccio, che è veramente veramente carinissima. Guardate che bella che è, rossa con il ciuccio. Infatti mi sembra che ne ho ordinata ancora una. Qua ha i tre bottoncini di chiusura e qua ha anche qua c'ha i bottoncini e qui ha la clip per attaccarla insomma. Aspettate, eccola qua. È un po' duretta la clip per attaccarla ai vestitini. E questa qua mi sembra che l'ho pagata pochissimo, anche questa, adesso lo dico subito. Allora, abbiate pazienza, ma ci sono talmente tanti prodotti che poi alcuni non mi sono ancora arrivati. Eccola qua. Allora, questa l'ho pagata 77 centesimi. Poi ho acquistato questo per scolare i fritti, che scappa così. Scusate il rumore della carta, lo so che è fastidioso, ma ovviamente è chiusa. Ed è questa fatta così. Non so quanto durerà, però la proverò. Vedete? Eccola qua. E questa qui l'ho pagata 1,55 euro. Se la trovo, eccola qua. Allora, l'ho pagata 1,55 euro. Ok. Poi ho acquistato, che uno ce l'ho praticamente, non si vede addosso. Ho preso questi elasticini, che ce ne ho 10, come potete vedere. Ops. Di tutti i colori, eccoli qui, sono carinissimi e anche molto comodi, devo dire. E tutti e 10 li ho pagati, mi erano venuti sotto l'occhio prima.
1,55 euro. Poi vabbè, ho preso queste qua, ma le ho prese da Wish, che sono le bustine, perché essendo che comunque sto organizzando il battesimo e voglio fare io dei segni apposta da mettere qualcosina dentro, mi sembrava ho pagato 1 euro anche questi. Ok, poi ho preso delle cartucce per la penna stilografica, questo colore qua blu, e queste ce ne sono, mi sembra, 10 dentro, e le cartucce le ho pagate 1 euro. Se no, anche queste mi sembra 1 euro. 10 pezzi, no, 80 centesimi. Poi ho preso anche queste colorate, sempre le cartucce colorate. E queste qui le ho pagate 1,25 euro, e ce n'è 12. Poi incuriosita sempre, ho preso i marshmallow, no, i marshmallow, scusate, i aiuto, i macarons, scusate, oggi sono proprio. E queste sono le gommine, guardate che carine che sono, guardate, ne apro una, no, non profumano, guardate che carini che sono i macarons, e ce n'è 5, quindi queste sono costate 1,83 euro. Poi ho preso questi coppa pasta in tre misure diverse, eccole qua, e queste le ho pagate 1 euro, mi sembra, su 1 euro se non sbaglio. Non le ho pagate tante. Ok, 1,29 euro, tutti e tre. Poi ho acquistato degli ombretti, questi qua fatti con la rosa. Questo è il suo packaging, e gli ombretti sono così, con, ops, oh, è caduta la plastichina, con lo specchietto, e questi sono i colori, eccoli qua, con il pennellino. Devo dire che è carino, eh? E questo qua l'ho pagato, mi sembra, sui 4 euro, sì, 4,71 euro questo. Poi ho preso le matite, quelle lì con i brillantini sopra, e questa qui l'ho pagate 12, 1,86 euro. Sapete che in cartoleria costano 2 euro l'uno. Poi ho preso degli sticker, guardate che belli, qua ce ne sono un bel po'. Questo e questi qui. Allora, inizio da questi piccolini, che sono praticamente questi micini. Infatti ho scritto meo, e sono questi qua fatti così, ce
controluce non si vede una mazza. E questi piccolini li ho pagati 7. Ok, aspetta, adesso ve li dico perché ce ne sono un sacco. Non so se sono quelli, questi qua da 68 centesimi. Ve lo dico subito, scusate. No, sono, eccoli qua, sono questi da Imeu. Da 86 centesimi, scusate, 81 centesimi questi li ho pagati. Poi ho preso questi qui, stile profumi, con tutti i profumini. Eccoli qui. E questi qui, li ho pagati, questi 71 centesimi, se non sbaglio. Scusate, ve lo dico subito, ma perché ce ne sono tanti. No, non sono questi. Questi qua, 68 centesimi questi. 68 centesimi. Poi abbiamo questi qui carini con queste scimmiette tipo stile 3D, Yoji. Guardate che carine queste scimmiette. E allora queste le ho pagate. Dovrebbero essere questi. Aspettate. Allora. No, non sono questi. Scusate, sposto solo la telecamera. Dovrebbero essere Little Kate. Non sono queste, nemmeno queste. Vabbè, non sono queste, abbiamo capito. Comunque poi vi lascio i pezzi in descrizione, perché insomma. Sì, ma dovrebbero essere questi, però forse non ci sono più queste qua, se non sbaglio. Comunque sono il fumetto in 3D, perché questi qua sono gli unici che mi sono arrivati in 3D adesso, 44 centesimi. E non ci sono più forse quelli lì. Poi ho preso questi qui. Questi fatti così, anche questi qua molto carini, smile. To do list, insomma, ce ne sono un bel po' dentro, diversi ovviamente, eccoli qua, ce ne sono diversi, eccoli qua, e questi qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi sono da 6. E questi qua li ho pagati 71 centesimi. Poi ho preso questi qui che sono stupendi con queste bambine qua. Guardate che belle che sono. Sembrano molto molto vintage, sono veramente belle. E queste qui le ho pagate 89 centesimi. Ultimi prodottini per ora, anzi no, perché vi devo aprire il pacchetto. Ho preso i pennelli, quelli unicorno. E vi metto già la pagina dei pennelli, così almeno ve lo dico subito anche quanto sono costati. Questo mi sembra che il set
da 10 se non sbaglio. AliExpress ogni tanto va in palla. Mi dice che non ho i permessi. Vabbè. Allora. Questi li ho pagati. Eccoli qua. Li ho pagati 3,60 euro. E sono 10 pezzi. E sono anche molto morbidi. Ok, adesso apriamo il pacchettino in diretta. Prendo le forbici così non faccio casino. Apro, è una cosa piccolina. E ovviamente ho tagliato anche un pezzettino. Cos'è? Che carina, è arrivata. Ed è la White Milk e questa è il correttore. Il correttore. Vediamo subito com'è. Non vedevo l'ora che arrivasse. No, ragazzi, è carinissimo, guardate. Che carino. Si apre. Ok. Ed è così, eccolo qui il correttore. Vediamo subito se funziona. Ok. Funziona. Vi faccio anche vedere. Sì, ovviamente sono messa anche male, però. Comunque funziona. Funziona perché ho cancellato i miei dati e funziona. E queste qui, ovviamente ce n'erano diversi colori, penso che ne prenderò un altro, visto che ci troviamo abbastanza bene per ora. Allora, questo lo pagate. Eccoli qui, 75 centesimi. Poi ho ancora qualche prodottino sparso per la casa di AliExpress. Intanto poi di questi vi metto i link sotto, sperando che ancora qualcosa è disponibile. E io vi aspetto al prossimo spacchettamento. Un bacio a tutti, ciao ciao!